Due giorni fa sono stato a vedere l'ufficio, mi è piaciuto e quindi oggi, neanche 48 ore dopo, ho in mano la proposta d'acquisto firmata. Spero che oggi il venditore accetti la mia proposta e magari tra qualche giorno saremo dal notaio. Oh, ma che bello, grattacielo, ogni volta che lo inquadro faccio pubblicità a Unicredit. Però vabbè, 10 giorni fa sono andato a vedere l'ufficio, mi è piaciuto, 2 giorni dopo era a fare la proposta. Oggi è il mercoledì successivo e sto andando dal notaio per il rogito. Top! Signore e signori, dall'ultima clip sono passate tipo 5 ore perché avevo una riunione nel mezzo, il notaio è arrivato leggermente in ritardo rispetto all'appuntamento concordato, però eccomi, ho le chiavi in mano, non ancora, dammi un secondo, ce l'ho qui. Ho troppe chiavi. C'è un'applicazione che posso fare per levarmi tutte le chiavi? Probabilmente sì, però vabbè. Oh, ho preso già le chiavi, ma no! Figa, ormai l'ho pagato. Ah, ecco. Ho le chiavi. Andiamo a vedere il mio nuovo ufficio. Il nostro, perché è piccolino, l'ho trovato, secondo me, una buona offerta, perché il prezzo non era elevato. Era da un po' che cercavo un ufficio e andiamo a vederlo insieme. Cioè, devo portarmi qualcosa? Non so, tipo una birra per festeggiare, no? Tanto sono da solo lì, che cazzo festeggio da solo. Poi faccio una bella festicciola magari, eh. Porto i cetriolini sotto aceto. Ah, quanto cazzo sono buoni queste robe. Vabbè. Eccoci signori, affrontiamo questa apertura in pop. In teoria sono l'unico del piano, è un seminterrato. Porta ovviamente la cambierò perché vabbè, non devo manco libero, ma mi sembra scontato, perché per aprirla mortacci sua. Aperto? Aperto, top. Allora, vabbè dai, l'iPhone non fa, aspetta, fammi accendere la luce, oddio è buio. Allora, questo si apre qui, oh, tutto buio. La facciamo? Ce la facciamo, godo. Signore e signori, benvenuti nel mio nuovo ufficio. Nuovo? Non lo so. È un seminterrato accatastato come ufficio, quindi è... Oddio, ma guarda che eco che c'è. Questa roba da modificare assolutamente. E non è enorme, però secondo me è giusto, perché non è una casa. È uno spazio in cui devo mettere dei set e produrre dei contenuti. Tralasciamo per favore i colori, perché come vedete prima lo usavano tipo per un saloon di qualche, non fatemi domande, anche perché quello specchio lì davvero brutto, però questo azzurrino, questo rosa sparirà presto, ecco, mettiamolo così. Andiamo per ordine. Signore e signori, io era da un po' che stavo cercando un che eco incredibile che c'è qua dentro, vabbè. Era da un po' che stavo cercando un ufficio, però a Milano i prezzi sono davvero assurdi. Non vi dirò in questo video quanto ho pagato, perché ancora non lo so di preciso, deve arrivarmi la fattura del notaio con tutte le cose del caso. Però nel prossimo video o nei prossimi video in cui vi mostrerò anche un render di questo spazio che ho preparato, vi faccio vedere come me lo sono immaginato e cosa voglio farci, ve lo accenderò anche in questo video. La cosa fighissima che mi ha spinto a comprarlo è intanto la zona, perché per essere un seminterrato accatastato come ufficio non è per niente scontata. E l'altra cosa è che sono l'unico del piano, quindi non ho vicini potenzialmente. C'ho qualcuno sopra, però come vedete è abbastanza alto, sono tipo 3,10 metri di altezza dell'immobile e quindi alla grande. In più mi piaceva il fatto di avere, non lo so, è un po' particolare comunque, perché vedete ci sono delle travi che passano nel mezzo, ci sono anche tipo dei tubi dell'acqua calda. Un'altra cosa che mi ha fatto abbassare il prezzo tanto è questa struttura qui, che non può essere rimossa perché passano all'interno sempre dei tubi del palazzo e non può essere rimossa, e quindi di conseguenza il prezzo è stato abbastanza limitato. Però sai, per qualcuno questo potrebbe essere un problema, per me invece è un'opportunità, perché io qui mi sono immaginato il mio set, non so ancora come sarà propriamente, però mi piace anche che ci sono i termosifoni così, quindi questi tubi enormi che accompagnano il muro, ce n'è uno qui e uno in questa parete, bellissimi, che dipingerò, poi devo decidere il colore ovviamente con tipo pitture adeguate e non robe tossiche, magari sarebbe l'ideale. E quando dicevo che per alcuni questo potrebbe essere un
un locale in non grande stato, soprattutto per il fatto che questa cosa qui non può essere levata, e io invece trovo un tesoro, perché questa per me può diventare, nella mia testa qui ci metto degli scaffaloni, delle scrivanie montate a muro, e questo angolo qui diventa la mia postazione gaming, enorme, bellissima, 8 monitor, cioè non so se 8 monitor è esattamente la quantità di monitor che ci metterò, però ci metterò una bella postazione gaming, così sfrutto questo angolo, e immaginate che qui c'hai una scrivania da questo lato, non una scrivania però attaccata al muro, questo lato, questo lato, qui ci metti la sedia, hai recuperato un botto di spazio e vai a sopperire a questo problema. Poi di qui ci metterò probabilmente una videocamera, quindi diventerà punto di ripresa, con qua sotto dei monitor di regia, quindi userò propriamente questa come una grande mensola. Mi giro, da questo lato avrò, queste sono robe che ha lasciato la vecchia proprietà che devo smaltire, però ora vediamo cosa ci ha lasciato di bello o di brutto. Qui metterò un tavolo che sarà il tavolo principale del mio set, e nella mia testa, quando sono venuto a fare il sopralluogo qui, prima di comprarlo, cioè una decina di giorni fa, ho pensato, voglio fare una roba tipo alla Casey. Casey Neistat, nel suo studio a New York, c'ha un bel tavolone in cui inquadra un tavolo, a un tavolo praticamente, con tutto il background, c'è il suo mini laboratorio, e qui io mi ci vedo che posso fare quella roba là. Quindi qui vorrei avere un tavolone, dietro il tavolone vorrei avere una zona per il mio podcast, perché voglio fare il mio podcast, non so ancora come, quando, perché, però qui probabilmente avrò un bel divanone di quelli belli ampi, magari anche con una chaiselong, quindi tipo quelli a L, su questo piano che diventerà una mensolona, piante, statue, ormai il mio stile più o meno l'avete capito, quindi potete immaginare cosa verrà fuori qui, e tutte le pareti le voglio rifare un po' sul chiaro, perché comunque deve essere bello luminoso. Allora, devo dire che le luci che ci sono di già non sono male, da capire un attimino come sono sulla faccia, perché magari sono un po' troppo forti, devo chiamare qualche mio amico per fargli fare una consulenza su come illuminare bene questa zona. In più voglio sostituire tutte queste cose che vedete qui, non sono travi, sono, fammi salire, allora praticamente queste qui sono coperture che si spostano dei tubi dell'acqua calda che hanno messo per renderlo più appetibile a un potenziale acquirente tipo me, però a me non fanno impazzire, quindi penso che li cambierò, o metto i tubi esposti, ma devo vedere come sono i tubi, perché comunque mi dà un po' di mood industrial che non mi dispiace, altrimenti semplicemente li faccio rifare più belli, perché così c'è il legno esposto ma si vede che non sono fatti benissimo. Punto dolente che dovrà diciamo subire una ristrutturazione totale è il bagno, che al momento non è neanche operativo, perché riusciamo, sì, oh, il bagno non solo è cieco come potete vedere, ma non è collegato, qua è tutto da, non c'è tipo no acqua, va bene no acqua non è un problema, tanto il bagno comunque lo rifaccio, vedete ci sono anche lì i tubi che passano, ma non è un problema, perché qui abbatterò questa porta, nella mia testa voglio abbattere questa porta e mettere una doccia qui, non troppo impegnativa, quindi che arrivi massimo a questo livello. Qua ci metto il mio bel WC giapponese, e qui un bel lavandino, lavandino però cazzuto, quindi non questo qua piccolino, ma un bel lavandino a mo' di cucina, una roba profonda in cui si possono anche lavare delle cose, perché non so ancora se vorrò mettere un set da cucina qua dentro, che nella mia testa qui c'è il gaming, qui c'è il mio tavolone in cui faccio la maggior parte del video, in fondo di lì abbiamo il divano barra podcast, e quindi ci avanza questa zona all'ingresso, e qui potrei metterci degli armadi, un po' di storage come nella serie di Minecraft, oppure non lo so, potrei anche mettere tipo qui una bella cucina isola, che però mi va a dar fastidio un attimino alla porta, da capire, potrei metterla tipo che arriva fino a qui, o fare una cosa a L, così che io possa mettere qui una videocamera e avere anche il set. E beh, non è una brutta idea, non è per niente una brutta idea. Ragazzi, per chi sta seguendo la serie di Minecraft sul canale di Minecraft, come quando entro nella caverna mi vengono in mente 8000 cose su come potrei organizzare una base di Minecraft, allo stesso modo qui dentro io sono entrato, e come per casa mia, quando l'ho comprata, sono entrato in casa e ho visto come è ora, cioè ho avuto una specie di visione nel futuro di come avrei voluto realizzarla, e allo stesso modo oggi
qui io ho nella mia testa più o meno il risultato finale di come voglio che sia questo mio studio, di come voglio che sia questo nostro studio, perché è dove realizzerò buona parte dei miei contenuti. Sono gasato, c'è un bel po' di lavoro da fare, ne parlerò meglio in un video settimana prossima probabilmente. Tra l'altro pensavo di rifare il pavimento, perché queste piastrelle, quando sono venuto a vedere il posto, non mi facevano impazzire, ma devo dire che non sono tenute male e per risparmiare potrebbe avere senso mantenere questo pavimento. Tra l'altro, se per casa mia ho speso 40.000 euro di arredamento, la missione qui è spendere il meno possibile, anche se per il bagno partiranno diverse migliaia di euro. Top! E basta, questi specchi scompariranno il prima possibile e questo è il mio ufficio, signore e signori. Vediamo cosa ci ha lasciato la proprietà precedente, perché a parte l'eco ci ha lasciato anche delle cose. Tipo, su questa scrivania, che è vecchia, mi ha detto il signore che questa è degli anni 70, però non è tenuta benissimo, nel senso poteva essere tenuta peggio, ma non è neanche questo grande esempio di arredamento. Qui abbiamo degli specchi, come potete vedere, che non sono male, cioè se sono intatti, scusa, a parte questo cartone qui da secoli, guarda l'umidità cosa ha fatto, ovviamente c'è caduto un caffè, anzi, però se questi sono specchi, e a me sembra che lo siano, guarda qua, sì, sa che sono specchi, questi potrebbe avere senso piazzare da qualche parte, sono gratis. Cioè, gratis, li ho pagati, fanno parte della proprietà. Ecco, questa è una cosa che per chi è alle prime armi per il mercato immobiliare magari non lo sa, però nel momento in cui tu fai l'atto dal notaio e prendi le chiavi e firmi la compravendita, tutto ciò che è qua dentro ora è automaticamente di mia proprietà. Se qui in un angolo trovo un Rolex, ora è mio. Oddio, non lo so se è un Rolex. Diciamo che è mio. E qui c'è anche un frigo. Ah, questi sono altri specchietti? Ma questi li porto a casa, io non utilizzo gli specchi, lo trovo sempre. Top. Vabbè, tralasciamo. Chissà se questo frigo funziona. Questo è davvero vecchio, raga. Cioè, questo frigo qui ne ha viste di robe. Chissà se funziona ancora. Chissà se posso riutilizzarlo in qualche modo. Ho i miei dubbi. Ho molti dubbi. Però figo. E questo è bellissimo. Mi sono innamorato di questo arco quando sono entrato, non perché è fatto bene, anzi è tutto storto, ma perché fa vedere che questo posto ha carattere. Questo posto ha una personalità e penso che sia il posto giusto dove costruire un ufficio per uno youtuber, anche perché con quello che l'ho pagato, cioè, me lo auguro. Dal punto di vista funzionale, l'ultima cosa che voglio dirvi è che essendo già un ufficio è attrezzato con tante prese da corrente, ce n'è una lì, abbiamo una ciabatta, lì dietro... Sotto le finestre ce ne sono altre, lì sotto ancora, lì abbiamo una presa del telefono che spero mi permetta di attaccare il modem senza troppo sbatti e qui ancora un'altra, quindi siamo attrezzati a livello elettrico. A livello di calore abbiamo i termosifoni, che ci sta che possa anche tenere non al massimo perché qui passano i tubi dell'acqua calda, quindi d'inverno si sta davvero bene. D'estate potrebbe essere leggermente più problematico, ma considerate due cose, queste sono le considerazioni che ho fatto. Uno, manca l'aria condizionata che dovrò installare e potrò installare secondo me da queste due finestre. Numero due, siamo sottoterra comunque, questo è un seminterrato e siamo a circa meno 2,5 metri dal pavimento, insomma, della strada. Quindi è vero che qui passa l'acqua calda, ma dovremmo riuscire a gestire il tutto in maniera abbastanza, voglio dire, cazzuta. Va bene signori, ma per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione, spero che... questo video vi sia piaciuto, ci vediamo presto con aggiornamenti dal mio nuovo ufficio. Ciao a tutti.